Ciao ragazzi, continuano le nostre video lezioni e per antologia di seconda chiudiamo, come vi ho detto, il capitolo sulla poesia e ne iniziamo un altro che è quello del teatro, che vedremo in queste ultime lezioni di aprile e maggio. Prima oggi faremo un'introduzione in generale su che cosa è il teatro e quali sono le caratteristiche del teatro stesso e poi vedremo il teatro nella storia, come si è evoluto dall'antichità fino al teatro del Novecento, al teatro dei nostri giorni. Non so se vi capita di andare a teatro o se vi può piacere. Sicuramente è una forma d'arte che rispetto a prima della televisione ha perso del pubblico. In una città come Pesaro, ad esempio, la situazione è un po' migliorata nel corso degli anni, nel senso che, tralasciando il periodo, diciamo, che stiamo vivendo, c'è sempre stata una certa attività culturale che ha permesso al Teatro Rossini, sia durante le stagioni invernali che in quelle estive, di avere un discreto pubblico. Il teatro, dovete pensare, che era un po' quello che per noi oggi è la televisione. Nei secoli precedenti era quella forma di passatempo che permetteva, dall'antica Grecia fino agli anni 50, di distrarsi con un qualcosa che non fosse magari la lettura, ma che era un qualcosa che si poteva vivere insieme. Partiamo dal nome, no? Teatro in realtà è l'edificio. Quando noi diciamo vado a teatro, voi pensate ovviamente all'edificio teatrale. Ecco, è diventato poi proprio il nome per indicare l'arte teatrale. L'edificio, lo vedremo poi quando parleremo del teatro classico, da cui deriva il nome, appunto l'edificio classico greco, che ha una conformazione sostanzialmente a semicerchio. Lì abbiamo gli spalti dove le persone si siedono e poi abbiamo la cosiddetta cavea, che è la parte in basso, dove abbiamo la zona adibita al coro e il palcoscenico. Il teatro di Pesaro, ad esempio, che è quello che vedete qui in foto, Teatro Rossini, perché poi c'è anche il teatro sperimentale, ha la stessa forma che doveva avere il teatro nell'antichità. Era diverso perché erano delle gradinate. Però ha mantenuto questo aspetto classico perché nell'Ottocento, nel periodo neoclassico, andava molto a riprendere la forma del teatro antico, infatti questo è un teatro all'italiana, si dice, perché nasce proprio in Italia come tipologia. All'interno del teatro, in antichità, si rappresentavano i drammi. Dramma deriva dal greco, dal verbo drao, che vuol dire fare. Perché? Perché è un'azione. Noi stiamo guardando un qualcosa che sta avvenendo in quel momento. Il drammaturgo è colui che scrive quell'azione. Drammaturgo deriva dal greco, vuol dire colui che produce il dramma, cioè sta scrivendo l'opera. E a chi la interpreta? La interpretano gli attori. Gli attori, da actio latino, no? Azione, sono coloro che compiono l'azione del recitare. Per poter recitare in teatro, sia al tempo degli antichi sia oggi, servono tre componenti fondamentali, che sono: uno, gli attori che interpretano i personaggi, perché ovviamente senza attori, come ci racconta Pirandello tanto bene in Sei personaggi in cerca d'autore, non si può fare un'opera teatrale. E ciascun attore deve interpretare una figura qualsiasi, un personaggio che ha determinate caratteristiche. L'attore deve essere bravo a riuscire a interpretare quel personaggio e a renderlo suo, cioè lui riesce ogni volta a dare, l'attore bravo è quello che riesce a rendere credibile il proprio personaggio. E allo stesso tempo a renderlo anche diverso dagli altri che hanno fatto il suo stesso personaggio, perché sennò avremo una piattezza di recitazione che ci renderebbe tutti uguali. Poi l'altra componente ovviamente è la storia. Ogni opera che viene fatta a teatro ha una sua storia. Può essere una storia fatta su un copione ben preciso,
E qui parliamo sia del teatro antico, sia del teatro anche medievale, ma poi nel periodo, diciamo, rinascimentale e soprattutto poi nel Settecento andavano molto di moda i canovacci, cioè erano delle improvvisazioni. Questo riguarda soprattutto la commedia, commedia dell'arte, il tentare cioè di recitare un po' a braccio. Io so quello che la storia è così. All'incirca, poi sono io che riesco, io attore che riesco ad arricchirla. E poi l'altro elemento fondamentale siamo noi, il pubblico, perché senza pubblico non si va in scena. Serve, a differenza di un film in una sala cinematografica, in cui anche se non c'è pubblico si può tranquillamente trasmettere il film, nel teatro, se non c'è pubblico, lo spettacolo viene annullato, perché ovviamente diventa fondamentale la risposta del pubblico. Se voi siete a teatro e cominciate, è una cosa che dà fastidio, cominciate a guardare il cellulare perché vi state spazientendo, è una reazione per cui trasmettete a chi recita che non gli interessa quello che si sta guardando e anche eventualmente a chi è interessato al pubblico del pubblico che magari forse non era lo spettacolo adatto a voi. O se siete talmente rapiti che non vi accorgete di quello che accade intorno, che il tempo passa e invece voi non ve ne accorgete e siete rapiti dalla storia, tanto che vi svegliate sostanzialmente solo quando è finito e applaudite. Ecco, vuol dire che quindi state passando qualcosa di positivo. Ovviamente se è un dramma, se è un'opera seria, gli attori si aspettano questo, si aspettano il silenzio. Se invece è un'opera comica, gli attori si aspettano che le battute voi ridiate, è fondamentale il rapporto col pubblico. Se il pubblico non interagisce, l'attore non riesce a capire se sta facendo bene il suo lavoro. Ora, poi diciamo che il pubblico deve essere educato. Chi non è mai stato a teatro a volte comincia ad applaudire a caso o comincia a spazientirsi perché magari nel posto in cui è non vede come vorrebbe. Ma dovete immaginare che il teatro è un'arte molto diversa, ad esempio, dell'arte cinematografica. Bisogna avere la pazienza e l'attenzione, perché non puoi tornare indietro se ti sei perso un dialogo, come non puoi pensare che l'attore ti interpreti la cosa che tu hai visto un giorno nello stesso modo il giorno dopo. Non è detto, un attore bravo riesce a entusiasmarti in qualsiasi momento. E diciamo che cosa devono fare? Gli attori cosa devono fare? Devono studiare un copione. Come vi dicevo, il teatro si basa oggi principalmente sul copione. E il copione è formato da dialoghi. Quando voi aprite un testo, un qualsiasi testo, diciamo, teatrale, avete prima l'elenco dei personaggi, poi avete i vari dialoghi. Le scene, diciamo, il testo è diviso in atti, primo, secondo, a seconda di quanti sono. Nell'antichità potevano arrivare anche a 6 o 7. Oggi tendenzialmente massimo si arriva a 3 atti. Molto spesso si fanno atti unici perché, come vi dicevo, il pubblico deve essere educato e già quando sono 2 atti, da un'ora all'uno, il pubblico comincia a spazientirsi. Quindi bisogna sempre dosarlo in base anche alle esigenze delle persone che vanno a vedere lo spettacolo. Però tendenzialmente uno spettacolo teatrale ha tra l'uno e i 3 atti, in mezzo avete gli intervalli, ovviamente. Ogni atto può essere diviso in più scene. Capiamo che cambia la scena perché cambiano i personaggi, può cambiare addirittura la scenografia. Questo di solito avviene poi tra un atto e un altro, perché dovete capire che ci vuole un pochino per poter cambiare la scenografia. E poi abbiamo vi dicevo, i dialoghi. I dialoghi tra i vari attori molto spesso possono essere botta e risposta, quindi passano, no? Si passano un po' la palla, possiamo avere i monologhi, cioè quando un personaggio sostanzialmente parla da solo. La bellezza del teatro è che noi ci troviamo davanti a un personaggio che parla da solo
anche magari in mezzo agli altri personaggi, nel senso che è un momento intimo del personaggio che fa un suo discorso solitario, magari è il suo pensiero che sta esternando, è un flashback del passato, ci rimanda comunque all'intimità del personaggio stesso. Poi abbiamo i cosiddetti aparte. Spesso c'è scritto perché tra parentesi a parte nel copione, è quando c'è un personaggio, pur essendo vicino agli altri, deve dire qualcosa di nascosto. Lo si capisce bene nel teatro perché voi vedete avvicinarsi l'attore verso il limite del palco, come se volesse dirlo a noi spettatori, perché noi facciamo parte della finzione teatrale, sappiamo che quelli che stanno recitando sono degli attori, quindi stanno fingendo quello che stanno recitando. Come sappiamo che è una storia inventata quella che loro ci raccontano, e quindi il fatto che venga un qualche personaggio a raccontarci qualcosa che poi magari si scoprirà più avanti, fa parte del nostro patto tra noi, pubblico, e gli attori e il regista, ovviamente. E poi possono esserci, diciamo, le note cosiddette di regia. Tra parentesi, molto spesso colui che scrive, lo scrittore dell'opera, il drammaturgo, non interviene direttamente come un romanziere, però può dire agli attori, magari seduto in piedi, in modo da dare dei suggerimenti anche su come dire o come raccontare quel dato evento. Vi ho messo qui due immagini di due spettacoli che sono stati fatti, ad esempio, nella stagione teatrale di quest'anno a Pesaro. Uno è il Maestro e Margherita, l'altro è l'Attimo Fuggente. Uno è stato tratto, non sono tratti, sono due opere non tratte da un testo teatrale, ma uno è da un romanzo, il Maestro e Margherita di Bulgakov, molto bello se vi capita, leggetelo, e l'altro è tratto dal film L'Attimo Fuggente. Quindi non sono tratti assolutamente da testi di origine teatrale, ma è stato il regista a riscrivere la partitura. Due spettacoli anche, soprattutto il Maestro e Margherita. Bellissimo, un attimo fuggente, c'erano ragazzi molto giovani, però uno spettacolo discreto. Altra cosa fondamentale quando noi assistiamo a uno spettacolo è sicuramente la scenografia, oltre ai dialoghi, perché la scenografia deve coinvolgerci, deve abbracciarci e farci entrare dentro il romanzo, dentro, scusate, il romanzo, dentro la storia. Ad esempio, il Maestro e Margherita aveva una scenografia bellissima dove i personaggi entravano dalle pareti. C'erano delle porte che si aprivano e loro entravano, erano tutte parete nere, quindi voi vedevate entrare e uscire questi personaggi così, quasi dal niente. Scrivevano perché erano fatti di lavagna, quindi loro scrivevano sulle pareti. Ed gli attori erano molto bravi anche nella mimica, quindi si entrava grazie alla scenografia e grazie anche alla bravura degli attori proprio. Un'altra cosa, diciamo, che possiamo dire è proprio il linguaggio di quello che viene detto e viene scritto. Molto spesso nel linguaggio teatrale si utilizzano dei deittici, quindi degli aggettivi o degli avverbi, là, ora, vieni qui, proprio perché si vuole rendere la presenza fisica anche del personaggio. E poi si utilizzano soprattutto diciamo, un linguaggio che richiama gli ordini, richiama in qualche modo le esortazioni. Questo perché? Perché ovviamente è un linguaggio diretto, ci si vuole mostrare, si utilizzano proprio le connotazioni perché si vuole mostrare subito a chi ascolta e agli altri attori qual è il nostro messaggio, la nostra caratteristica. Chi fa parte, diciamo, del mondo del teatro? Gli attori, il drammaturgo e ovviamente il regista, perché chi scrive, Eschilo ha scritto nel quinto sec nel, nel, scusate, nel IV secolo avanti Cristo, ecco, oggi viene ancora interpretato. Il regista è colui che
reinterpreta l'opera classica, può modificare, può scegliere di modificare anche i dialoghi, può decidere di rendere un personaggio in un determinato modo piuttosto che un altro, è colui che ci reinterpreta la storia. Quindi, anche se voi vedete, se vi è capitato di vedere una volta uno spettacolo teatrale fatto da un determinato regista, se lo andate a rivedere fatto da un altro, la storia sarà la stessa, ma sicuramente avrete dentro il mondo di quel regista lì, quindi vi potrà sembrare molto diversa. Anzi, meglio se vi sembra molto diversa. Il teatro nasce seguendo due generi, la tragedia e la commedia. Poi, diciamo, dall'Ottocento in avanti ci sarà una commistione di generi. Molto spesso non ci sarà più questa differenza netta. E all'interno del teatro noi possiamo avere una commistione d'arti, perché può esserci ovviamente la musica, perché tutti gli spettacoli hanno un sottofondo musicale. All'interno del teatro possono esserci degli spettacoli musicali, concerti, concerti da camera, concerti sinfonici, oppure possono esserci anche spettacoli di danza. E all'interno di uno spettacolo teatrale possono esserci, come vi dicevo, vari generi. I due generi da cui si parte però sono la tragedia e la commedia. Sappiamo che in entrambi i casi probabilmente l'inizio è per motivi culturali. E Aristotele nella Poetica ci dice che la tragedia sarebbe nata dai canti di tirambici che erano fatti, di Tirambo vorrebbe dire cantore il canto dei caprai sostanzialmente, veniva fatto da questi caprai in onore di Dioniso. In realtà è molto probabile che sia nato come genere durante le grandi Dionisie, che erano delle feste che venivano fatte in Attica, in cui inizialmente c'era qualcuno che recitava, ancora non possiamo definirlo attore, ma recitava dei brani dell'Iliade e dell'Odissea. Successivamente è stato aggiunto il coro che raccontava un po', mentre un unico attore, cambiando le maschere, perché si faceva il teatro con le maschere e cambiava anche il suo ruolo. Con Eschilo abbiamo l'introduzione poi, diciamo, del secondo personaggio, cioè di colui che risponde. Oltre al coro c'è anche un altro personaggio. La commedia invece, che ha un carattere più scherzoso, mentre la tragedia di solito si ispira a un fatto della mitologia o delle sacre scritture che prevede un qualcosa di tragico o durante o alla fine come scelta finale, e comunque le ambientazioni sono sempre ambientazioni nobili, la commedia nasce probabilmente nasce diciamo come opera culturale per diciamo dei culti più di basso profilo, e probabilmente legata anche a culti di tipo più, come dire, più pastorale. E raffigura molto spesso le caratteristiche magari di determinati gruppi sociali in maniera un po' enfatizzata, proprio per farle sorridere su alcune caratteristiche della società. E nasce intorno al 470 come tipologia, ma sappiamo che probabilmente già in epoche precedenti c'era la tendenza a fare dei canti, dei carmi scherzosi, divertenti. Infatti la commedia utilizza anche un linguaggio più volgare rispetto alla tragedia, che è spesso invece un linguaggio in versi, un linguaggio più elevato. Poi parleremo più approfonditamente della tragedia e della commedia classica la prossima volta che vedremo il teatro. E ricordatevi sostanzialmente che il teatro è composto da tutti questi elementi e ogni elemento diventa fondamentale poi per la buona riuscita.